Vara si è allenato in palestra, la fiducia verso la Salernitana. Il cielo plumbeo anche al mattino non presuppone nulla di buono neanche oggi. L'allerta meteo che attanaglia la campagna continua a preoccupare. Ma in casa Napoli si è pronti a voltare pagina al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra è subito tornata ad allenarsi per chiudere in fretta l'amara parentesi della Coppa Italia e riconcentrarsi sul campionato che sabato prossimo mette in programma il derby contro la Salernitana del redivivo Davide Nicola R. Intanto però trapela una buona notizia, in mattinata Kvika Kvaratskhelia si è allenato in palestra. Dunque lo stato influenzale del georgiano non è stato così violento da tenerlo a letto. Questo significa che non ha perso ritmo di allenamento e per sabato la sua presenza è possibile. Un buon segnale. Perché c'è da riprendere il cammino vincente in campionato chiudendo in fretta l'amara parentesi Coppa Italia. E la fantasia di KK77 è stato uno dei fattori trainanti. Spalletti nei prossimi tre allenamenti avrà più chiaro quali saranno gli uomini da cui ripartire in campionato per raggiungere un obiettivo prestigioso, chiudere a 50 punti il girone d'andata. Nella storia quasi centenaria del club non è mai capitato. E sarebbe una prima volta non di poco conto considerando che chi ha chiuso a quella cifra o sopra il girone di andata, Juventus più volte e Inter, alla fine hanno sempre vinto lo scudetto. E quel tricolore a Napoli lo aspettano da ben 33 anni. E stavolta ci credono. Non potrà essere una Cremonese, con tutto il rispetto, a far cambiare idea e umore a una città R.